Sono definite ibride le auto che adottano due motori per muoversi, di cui uno è il tradizionale propulsore a scoppio e l'altro è elettrico e fa da supporto al primo con diversi vantaggi. Fornisce più coppia in accelerazione ed entra in funzione da solo nelle fasi di partenza e per i primi chilometri, permettendo così di risparmiare carburante e inquinare meno a basse velocità. Sono stati i costruttori del Giappone, paese in cui i legami tra gruppi dell'automobile e i produttori di batterie sono da tempo molto stretti, a credere di più in questa tecnologia. In queste immagini si può vedere come funziona il sistema ibrido sulla Prius. C'è un motore elettrico da 68 cavalli con batterie ed un propulsore di 1500 cm3 da 78 cavalli a benzina. I due motori lavorano in sinergia, ma anche singolarmente. La vettura si avvia per i primi metri con il motore elettrico alimentato dalle batterie. Successivamente, quando si ha bisogno di maggior potenza, subentra il motore termico. Nei momenti di massima accelerazione, i due motori funzionano contemporaneamente. Ovviamente le batterie del motore elettrico devono essere ricaricate e questo avviene grazie ad un generatore azionato dallo stesso motore termico, ma anche nelle fasi di rallentamento e di frenata, dove l'energia cinetica viene recuperata e trasformata in energia elettrica che viene conservata dalle batterie. In questo modo i consumi in città si riducono di circa il 20%. Questo non avviene invece nei tratti autostradali, dove a lavorare maggiormente il motore convenzionale. Anche Honda sviluppa un sistema ibrido chiamato IMA, di differente impostazione ma con lo stesso risultato finale, che è poi quello di ridurre i consumi e le emissioni di gas nocivi. Le case automobilistiche europee stanno seguendo questa strada, alcune con la combinazione motore diesel e modulo elettrico, come sulla Mercedes GLK BlueTEC Hybrid, dove il motore elettrico a forma di disco è alloggiato tra il 4 cilindri diesel e il cambio automatico. L'elettromotore opera da dinamo e starter, azionando anche la funzione start and stop, che spegne automaticamente il motore quando la vettura si ferma. La sfida futura è dunque quella di far lavorare per più chilometri le batterie, diminuendo così i consumi. Il design si ispira chiaramente alle crossover, ossia auto che coniugano le linee di una familiare, un SUV e quelle di una coupé. Gli interni del prototipo Hypnos di Citroën sono oltremodo futuristici, con sedili sottili ma avvolgenti e coloratissimi. Ma questo modello, a cui Citroën ha fatto muovere i primi passi sulla pista francese di Morfontaine, è ancora una concept car che mostra però alcuni dettagli delle future SUV della casa francese. Sono i motori, a nostro avviso, la parte realmente più interessante di questo concept. Per la prima Citroën entrerà nel mondo dell'ibrido con propulsori diesel abbinati a quelli elettrici. La Hypnos infatti ha un motore diesel di 2 litri con filtro antiparticolato da 200 cavalli e un motore elettrico situato a livello del retrotreno del veicolo, che sviluppa una potenza di 50 cavalli e una coppia di 200 Nm. In questo modo la Hypnos ha i due propulsori che lavorano in sinergia e così è in grado di percorrere con 4,5 litri di carburante 100 km con emissioni di CO2 di 120 grammi chilometro, un vero record per una vettura di queste dimensioni, mentre a basse velocità può avere circa 3 km di autonomia in modalità solo elettrica. Hypnos è dotata anche della funzione stop and start, quella cioè che permette alla vettura di spegnersi quando l'auto è ferma e riaccendersi schiacciando il pedale dell'acceleratore. In caso di scarsa aderenza o di forti sollecitazioni, il veicolo passa alla modalità a 4 ruote motrici, con il motore elettrico che aziona le ruote posteriori, mentre il motore termico aziona quelle anteriori. Infine, in condizioni di marcia particolarmente difficili, per esempio in salita su strade innevate, il conducente può attivare solo la modalità 4x4. Ma tutto ciò, i francesi prevedono, arriverà agli inizi del 2011. Partono da 3.000 a 3.500 euro gli incentivi per le vetture ibride che arriveranno sulle strade. Quelli più corposi sono per le auto con emissioni sotto i 120 grammi chilometro di CO2. La Honda Inside della seconda generazione rientra in questa categoria perché ha emissioni di CO2 che corrispondono a 101 grammi chilometro. Dunque si potranno sommare altri 1.500 euro di incentivo se si rottama una vettura Euro 0, 1 o 2 immatricolata entro il 1999, arrivando ad avere 5.000 euro di contributo.
La particolarità della nuova Insight è che ora ha 5 posti, un bagagliaio capiente, un cambio a variazione continua che può essere usato anche in modalità sequenziale, selezionando i rapporti attraverso le palette dietro al volante. Ha un motore elettrico e uno a combustione interna dotato della tecnologia VTEC che permette al propulsore la messa in pausa delle valvole di aspirazione e di scarico in fase di rilascio dell'acceleratore. In questa fase la vettura può viaggiare nella sola modalità elettrica. L'intero sistema che comprende il motore a benzina di 1300 cm cubi e quello elettrico fa sì che l'auto possa percorrere con 4 litri e mezzo di benzina 100 km. Ciò significa che la Insight percorre con un litro di benzina circa 23 km. Per risparmiare ancor più sui consumi c'è la funzione Eco Assist. Premendo il pulsante, un tachimetro tridimensionale segna se siete più o meno parchi nella guida, cambiando colore. Le prime consegne dell'Insight ibrida inizieranno a metà aprile. A vederla così sembra una normale ammiraglia, ma la Mercedes S400 dispone di due motori, un V6 di 3 litri e mezzo e quello elettrico. Il cuore di quest'auto è dunque costituito dalla trazione ibrida con batterie agli ioni di litio che sono particolarmente compatte, montate nella scatola del convertitore tra il motore e il cambio automatico a 7 rapporti e che sviluppano 20 cavalli e una coppia di 160 Nm. Queste batterie svolgono anche la funzione dei tradizionali gruppi ausiliari, ossia come motorino d'avviamento e alternatore. La sofisticata interazione con il motore a combustione consente numerose funzioni supplementari che influiscono positivamente sui consumi. L'effetto si sente anche stando alla guida, infatti il motore elettrico fin dai primi giri imprime un'ulteriore spinta al motore di 3 litri e mezzo nella fase di accelerazione che è quella di maggior consumo, mettendo a disposizione subito più coppia. Il modulo ibrido è dotato anche della funzione stop and start che spegne il motore già quando la vettura rallenta al di sotto dei 15 km orari. Alla ripresa della marcia il motore elettrico avvia quello principale, non appena il conducente preme il pedale dell'acceleratore. Durante la fase di decelerazione della vettura, il motore elettrico funziona anche da alternatore e inizia il recupero dell'energia cinetica prodotta appunto nella fase di rilascio e della frenata. Questa energia viene accumulata nella batteria agli ioni di litio ed è immediatamente disponibile quando serve. Questo contribuisce ad un risparmio di carburante che, secondo la casa, è di circa 20% in meno. Con questi sistemi rimane invariata anche la capacità di sterzata e di climatizzazione, che sono a comando elettrico. Se per un attimo ci si funziona il sistema ibrido, quando si sale sulla Lexus 450H e si preme il pulsante Start ci assale un dubbio poiché la vettura sembra non partire. Invece no, è già accesa, solo che è il motore elettrico ad agire per primo e non vi è dunque alcun rumore. L'ultima versione di questa Lexus è il sistema ibrido serie parallelo, composto da due motori elettrici, uno collegato a quello termico e l'altro alle ruote posteriori. E un propulsore di 3 litri e mezzo a benzina per un totale di 299 cavalli. C'è poi un generatore, una batteria e un dispositivo di controllo della potenza che sono alloggiati in una scatola di trasmissione. Questo sforzo tecnologico ha portato la Lexus ad avere ora il 10% di potenza in più, ma una riduzione dei consumi del 23%. Volendo si può anche solo selezionare la modalità EV, cioè elettrica, ma al momento così si possono percorrere fino a 4 km. In realtà è l'insieme dei motori elettrici con quello convenzionale e lo scambio continuo di energia tra loro che permette di ridurre i consumi. Questo anche perché durante la decelerazione e le frenate c'è un sistema che recupera l'energia cinetica che altrimenti andrebbe dispersa sotto forma di calore, che viene immagazzinata nella batteria a basso voltaggio per poi essere riutilizzata. Rispetto alla versione precedente, la Lexus 450H è passata così da 192 a 148 grammi di CO2 km, un primato per un'auto così importante. A bordo si nota la cura dei dettagli e si viaggia comodamente avvolti nella pelle pregiata dei sedili. La vettura è priva di un vero e proprio cambio, ma realizza la cambiata facendo interagire tra loro il motore termico e quello elettrico. In retromarcia funziona solo con il propulsore elettrico. Il costo della Lexus infine parte da 58.500 euro per la versione d'attacco e arriva fino a 70.500 per quella più ricca di dotazioni.